Un girone fa la Roma vinceva in casa del Cotton e poneva fine ad una striscia di 32 vittorie consecutive dei tre volte campioni della Lega. Un girone dopo la sfida al vertice potrebbe essere la svolta decisiva per un campionato ancora senza un padrone, perché da quella sera di ottobre Cotton e Roma hanno perso una sola volta contro la Lazio e vinto tutte le altre, ma il trono di regina della Lega non ha spazio per due squadre. Con la vittoria i ragazzi di Ferretti volerebbero a più 6, quelli di Giuseppucci tornerebbero padroni del proprio destino. Si sfidano l'ambizione e la fame di un nuovo progetto contro la classe e l'esperienza dei protagonisti assoluti del campionato. In diretta dal Green Club, un saluto da parte di Lorenzo Magnanelli. Cristiano Colagrossi. È la 17ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Benvenuti a Roma Green Club, Cotton Club. Squadre in campo, quasi tutto pronto per l'inizio del primo tempo. Tenuta casalinga della Roma, maglia grigio antracite, mentre il Cotton è in maglia bianca, quella da trasferta. Una sfida, insomma, come dicevo, in fase di introduzione, fondamentale per capire chi vincerà questa regular season, di fatto. Senz'altro Lorenzo, entrambe le squadre si stanno giocando una posta in palio altissima. Abbiamo atteso questa partita da diverse settimane. Solo 3 punti dividono le due squadre, anche se ricordiamo il Cotton deve ancora recuperare una partita. Cotton che appunto vuole vincere questa sera qui al Green Club per tornare padrone del proprio destino, come ci ha confessato Michele Scatarzi, il direttore sportivo del Cotton, nella post partita dell'ultima sfida della squadra di Giuseppucci giocata la Stella Azzurra contro il Cottini e vinta con una straordinaria prestazione di Nolano. Nolano che è in campo questa sera. Andiamo subito a leggere la lista dei titolari partendo dalla squadra di casa che schiera con il numero 5 Andrea Cortese, con il 24 Ecciubi, con il 10 Daniele Lavagnini, con il 7 Davide Macri, con il 2 Alessio Liva, Manuel Opara in porta, numero 1 Salvatore Pauliello, numero 6 Daniele Ugolini, numero 20. Poi mano a mano andremo anche a vedere gli eventuali innesti che Ferretti metterà dalla panchina. Titolari invece del Cotton Club, 6 maglia consueta di Federico Blandino, Cristian Conti alla maglia numero 23, Alessio Empoli la maglia numero 4, Alessio Fatati maglia numero 11, Mirko Forcina il numero 9, Ludovico Le Rose numero 7. Intanto il gioco si interrompe, ma per un fallo in attacco. Fabrizio Nolano la maglia numero 24, Valerio Pucci la numero 5, in porta Simone Santarelli ovviamente capitano, maglia numero 21 e colonna della difesa del Cotton è Alessandro Zamperini. Salta subito all'occhio già la posizione di Zamperini, di solito abituato a ricercare le zone centrali della difesa, leggermente più spostato verso il fronte mancino in questi primi minuti. L'abbiamo già visto nell'ultima sfida Zamperini andare molto spesso anche a cercare la profondità e l'appoggio dei compagni di centrocampo. Zamperini, insomma, magistrale quando deve giocare nel ruolo di stopper, ma che ha anche buonissime dosi in fase offensive. Qui intanto lo vediamo però a dover difendere un attacco della Roma con Macri che viene fermato, ma è stato lui a trascinarsi la palla fuori. Dunque rimessa laterale Cotton, pallone a centrocampo recuperato da Alessio Empoli che scarica sulla destra. Nolano si fa vedere a centrocampo, lo scarico però è per Conti che va subito alla verticalizzazione. Nolano è libero, Empoli però preferisce ancora andare a destra, poi pallone per Forcina che prova a raggiungerlo ma non riesce. Buona la copertura difensiva qui del numero 6 della Roma, questo giocatore importantissimo per gli equilibri, stiamo parlando di Pauliello. Abbiamo visto intanto già Empoli molto bravo, a te. E qui intanto viene fermato in maniera regolare Davide Macri, calcio di punizione da posizione molto interessante. Dicevamo interessante subito la posizione anche di Empoli che è venuto a palleggiare vicino a Nolano. Nolano che sappiamo essere il metronomo del Cotton, verosimilmente sarà proprio lui insieme a Blandino ad agire questa sera vicino a Forcina. Intanto qui seguiamo questo calcio di punizione per la Roma. Occasione buona, Santarelli ne ha voluti 3 in barriera, ma adesso arriva anche Zamperini a fare il quarto, addirittura in 4 che potrebbero tirare, anche se probabilmente Daniele Lavagnini andrà al tocco per un altro compagno.
Mimo è tuo. Macri, Ugolini e Salvatore Pauliello. Posizione insolita. Il portiere del Cotton, intanto è la barriera a recuperare. Si riparte da Opara con Zamperini che era andato in pressione sul numero uno della Roma. L'abbiamo visto ancora una volta, insomma, in fase offensiva Zamperini. Non si è fatto beffare, però insomma quello che è probabilmente il miglior portiere della Lega. Lo dicevamo prima, lo diceva anche lo stesso Zamperini prima dell'inizio della partita, invitava i suoi a pressare alto e non aspettare la Roma. Qui intanto altro buon recupero di Ecciubi che prova a scattare dalla sinistra senza riuscirci, poi va in pressione su Conti, stavolta è lui a commettere fallo sul numero 23 del Cotton. Difficile sorprendere in velocità queste due colonne del Cotton Club, per quanto poi insomma Ecciubi sia un giocatore molto veloce, anche lui molto importante per questo nuovo e ambizioso progetto della Roma. Si riparte da Opara. Tanto Giuseppucci chiede il palleggio ai suoi, forse un po' troppo rapido fin qui la manovra d'attacco del Cotton. Chiaramente le due squadre adesso si stanno studiando, ci vorranno ancora un paio di minuti prima di vedere le due squadre più libere di esprimersi in mezzo al campo. Però è chiaro insomma che la posta in palio questa sera sia davvero altissima. La sfida d'andata, tanto qui c'è l'imbucata centrale per Lavagnini, troppo fuori misura. La sfida d'andata si è molto giocata sui nervi, Ferretti aveva messo appunto una partita molto difensiva, era riuscito insomma ad evitare che il Cotton costruisse in attacco. Qui intanto ci prova da lontano Daniele Ugolini, nessun pericolo per Santarelli, e vi dicevo era riuscito a imbambolare comunque il gioco d'attacco del Cotton, fatto di grande velocità, grandi verticalizzazioni, per poi riuscire a trovare il gol del decisivo 1-0 con Andrea Macri. Vediamo in questi primi minuti un po' di lanci lunghi da una parte e dall'altra, sia la Roma che il Cotton hanno perso qualche palla di troppo, forse verticalizzando un po' frettolosamente. Attacca, attacca, attacca! E allora riprova la Roma a partire da dietro, ma poi deve subito riandare al lancio lungo per la pressione molto alta degli uomini di Giuseppucci. Zamperini stoppa, riparte lui, poi va da Conti. Può provare una verticalizzazione centrale, va invece al passaggio corto per Nolano. Lui va alla verticalizzazione per Forcina, steso in maniera regolare, calcio di punizione, anche questo da posizione interessante per il Cotton Club. Abbiamo visto il solito Forcina, questo lavoro lo fa sempre nel Cotton, viene sempre a prendere il pallone sulla tre quarti, poi lui è bravissimo a buttarsi all'interno dell'area di rigore, a dare i centimetri al Cotton, in questo caso è bravissimo ad anticipare il difensore che un po' in ritardo commette fallo da dietro. Qui invece senza dubbio dovrebbe andare alla battuta di questo calcio di punizione Fabrizio Nolano, che è particolarmente in forma, l'abbiamo visto autore di una partita spettacolare nell'ultima uscita alla Stella Azzurra, una tripletta per lui, un giocatore decisivo di grande classe, il numero 24 del Cotton. In porta però dovrà provare a beffare Opara, parte Nolano con il destro, grande risposta di Manuel Opara. Questi sono i classici colpi di Nolano, lui bravissimo anche a battere i calci di punizione, incredibile il riflesso di Opara. La battuta del calcio di punizione, prova a staccare di testa Conti, che ha rubato forse la palla a Zamperini, che poteva arrivarci con più precisione. Si rimane sullo 0-0 con una doppia buona occasione per il Cotton, che intanto riparte con Nolano, prestato da Ecciubi, preferisce scaricare, si riparte da Simone Santarelli. Dice a Zamperini di rimanere sulla sinistra, va al lancio lungo, cerca Forcina completamente fuori misura. Poi steso a terra, giocatore della Roma, proprio da Mirko Forcina. Forcina che torna importante in questa annata del Cotton, anche per colpa, insomma, e per fortuna per lui, di un artistico a mezzo servizio. Chiaro, artistico è un giocatore che ha dato tantissimo al Cotton, dà tantissimo al Cotton, quest'anno è stato impiegato leggermente di meno rispetto all'anno scorso per altri impegni, cambia anche tatticamente il Cotton, artistico è un giocatore più mobile rispetto a Forcina.
artistico che però probabilmente tornerà per le fasi finali della stagione del Cotton. L'anno scorso è risultato decisivo praticamente in tutte le partite, ci ricordiamo insomma quel gol spettacolare segnato nella finale del campionato di Lega Calcio 8 contro la Pisana, una rovesciata che poi ha regalato al Cotton il terzo titolo consecutivo. Tanto si riparte da Santarelli, lancio lungo ancora una volta a cercare Forcino, duello fisico ma senza scorrettezze secondo il direttore di gara, prova il recupero Blandino, c'è Davide Macri però in possesso in una maglia però di tre giocatori del Cotton, alla fine riesce a fare il meglio che potesse auspicarsi, riesce a conquistare una rimessa laterale, affida la battuta al compagno Alessio Oliva che va adesso, spazza Zamperini, Forcina la tiene e prova a ripartire, ci riesce su Oliva, grande giocata di Forcina che poi va subito al tiro, ancora Manuel Opara, butta in calcio d'angolo. Grandissima giocata Lorenzo sul fronte mancino, riesce a liberarsi in un fazzoletto di due avversari, poi lui che non ha nelle corde questi strappi è riuscito questa volta ad andare via velocissima, a calciare potente. Questa era un po' più facile per Opara, però ancora una volta vanno segnalati i riflessi di quello che però è comunque il guanto d'oro della Lega, il miglior portiere di questa Lega. Intanto si batte il calcio d'angolo, il primo da sinistra, occhio alla conclusione, a rimorchio completamente fuori misura, tentata da Alessio Empoli con Opara che va subito alla rimessa veloce, gran colpo di testa di Ecciubi che riesce a servire Davide Macri, sterza, prova a riaccentrarsi per arrivare al tiro, Macri fuori. Di Macri, Opara ha rilanciato veloce, già la seconda volta in questo primo tempo, ha nelle corde il numero uno della Roma anche queste soluzioni. Stiamo parlando di Davide Macri, Alessio che è stato invece il marcatore decisivo della sfida d'andata, questa sera assente, è un'assenza importante quella di Andrea Macri per la Roma, Macri che ha segnato 7 gol in stagione fino a questo momento, intanto brutto qui il fallo di Conti che si prende anche il cartellino giallo steso a terra, Daniele Ugolini protesta però tutta la panchina del Cotton. Sì, partita un po' fisica in questi primi minuti, qualche fallo di troppo da ambo le parti, c'è tensione, ci sarà sicuramente anche per tutta la partita, l'abbiamo detto all'inizio, la posta in gioco è veramente molto alta, vedremo come nel secondo tempo anche tatticamente cambieranno le squadre, il Cotton che può vantare una panchina non tanto lunga, ma di mister Pinna ha deciso di non schierare dal primo minuto Barbarella, anche questo Lorenzo può essere un strumento importante per il secondo tempo del Cotton. Assolutamente, Alessandro Barbarella uno dei capocannonieri del Cotton, il Cotton come al solito è il miglior attacco del campionato a pari merito con la Lazio, ma non ha grandi marcatori, è più una cooperativa del gol avendo comunque tanti giocatori di classe. Qui intanto la Roma ripartirà da questo calcio di punizione, intanto negli sviluppi delle proteste è stato ammonito anche il portiere Simone Santarelli. Tre uomini in barriera schierati da Santarelli, probabilmente andrà in porta la Roma, vediamo se con Pauliello o con Daniele Lavagnini. È Lavagnini che va in porta, c'è la deviazione e la Roma passa in vantaggio, beffato qui Santarelli, la Roma va in vantaggio, è 1-0. Una punizione lasciato un po' da solo l'attaccante all'interno dell'area di rigore, rivedremo sicuramente negli highlights, potrebbe esserci la colpevolezza di un difensore del Cotton. Un giocatore che non avevamo visto neanche noi praticamente negli sviluppi poi di questo calcio di punizione, Roma dunque che passa in vantaggio, qui intanto altro fallo, partita che diventa ancora più fisica, un Cotton già arrabbiato, subisce poi il gol dell'1-0 un po' in maniera beffarda per quello che avevamo visto in questi primi minuti di gioco. Ma sì, entrambe le squadre giocano comunque a viso aperto, di azioni nitide ce ne sono state poche, tra l'altro se andiamo a fare un po' il conto delle azioni forse la vera occasione è stata proprio per il Cotton dove Opara non si è fatto attendere.
Reazione del Cotton affidata a questo calcio di punizione battuto da Conti. Deve arrivare il cross dentro l'area di rigore, c'è la deviazione, altro calcio d'angolo per il Cotton Club, il terzo della partita. Pronto Empoli alla battuta, si sistema il pallone sul corner e va adesso con il destro verso il secondo palo, a terra Conti, scivola da solo, scivola anche Forcina, ma non c'è niente. La Roma tiene sempre un giocatore in avanti anche in occasione dei calci piazzati a favore del Cotton, e Kubi a turno con qualcun altro rimangono stabilmente nella metà campo del Cotton, pronti a sfruttare, come è successo in due occasioni precedenti, le respinte e i lanci lunghi di Opara soprattutto. Per quello che abbiamo visto comunque in questi primi 15 minuti, Cristiano, dimmi se sei d'accordo, Ferretti sta riuscendo anche questa sera un po' ad ipnotizzare quello che è l'attacco del Cotton. Ci sono verticalizzazioni, c'è stata qualche occasione effettivamente, però poi quelle poche volte che il Cotton arriva in porta ci pensa Opara. Ma la Roma la conosciamo, è una squadra che gioca il pallone molto solida dietro, difficilmente concede tante occasioni agli avversari, è solita fare del possesso palla reiterato, forse questa sera lo sta facendo un po' di meno, complice anche il centrocampo del Cotton che con Empoli e Nolano sta facendo bene il filtro. Poi abbiamo detto precedentemente la posizione di Zamperini un po' più defilata, un po' più spostata in avanti a dare sostanza alla linea mediana del Cotton. Vedremo insomma dopo questa prima interruzione quali saranno le strategie che metteranno in campo i giocatori del Cotton, dopo ovviamente aver ricevuto indicazioni dal presidente Giuseppucci e anche da Piccheri. Intanto Cotton che recupera il pallone, verticalizzazione immediata per Blandino, poi prova a ridargli la palla di prima a Forcina, la chiusura però di Lavagnini in fallo laterale. Arriva Zamperini per la battuta. Forcina l'unico in area. Allora il Cotton continua a giocare, a far girare la palla molto in velocità. Difesa della Roma che prova a resistere per il momento. Blandino, Nolano, va la conclusione a giro esterno della rete per il numero 24 del Cotton. Tutto palla a terra, tutto nel giro di pochissimi centimetri, scambi corti, Empoli, Nolano, poi Blandino. Buona la conclusione di Nolano, leggermente fuori. Anche se insomma abbiamo visto anche qui quello che sta riuscendo a fare Ferretti, Cotton che si gira in velocità tutto di prima la palla, ma difesa della Roma che prova e al momento riesce a resistere. Qui intanto Forcina steso a terra, calcio di punizione Cotton. Lascia! Forcina arriva verso l'area di rigore, ancora Nolano alla battuta, c'è anche Conti pronto a staccare di testa. Occhio anche alle soluzioni da fuori, ci sono due centrocampisti al limite dell'area di rigore. Stavo osservando la posizione di Zamperini che non è andato a staccare di testa, vediamo insomma che cosa si inventa il Cotton. Intanto ne ha messi due a coprire completamente la visuale di Opara. Parte Nolano a giro e ci arriva Opara senza averla vista, poi sulla ribattuta il tiro, anche il colpo di testa di Conti. Un duello ai limiti dell'area di rigore, i due finiscono a terra. Questi calci piazzati sono una soluzione frequente, il Cotton la calcia sempre verso la porta, difficilmente vanno a crossare i giocatori in maglia bianca, il solito Nolano che calcia un po' da tutte le posizioni, prima centralmente ora va a tagliare, è andato a tagliare una traiettoria dritto dritto verso Para, c'era un giocatore sulla traiettoria del portiere della Roma, è riuscito comunque pur vedendo all'ultimo il pallone a deviarlo fuori. Doti balistiche di Nolano contro il talento di Opara in porta. Questo forse è il duello più interessante che stiamo vedendo fin qui questa sera con Manuel Opara, che comunque specialmente contro il Cotton gioca sempre partite straordinarie, non è una novità. Opara che è arrivato in questa stagione alla Roma, l'anno scorso alla Golbet, che era poi la principale avversaria per il titolo del Cotton Club. Opara
è sempre stato autore di prestazioni straordinarie, in particolare quella dello scorso anno al Ciriaci. Il Cotton vinse 4-1, ma Opara fece qualcosa di incredibile. Ma ce lo ricordiamo come un portiere moderno, lo vediamo, l'abbiamo visto anche in questi primi minuti, lo stavamo dicendo, è un portiere che è bravissimo tra i pali, chiaramente ha dei riflessi straordinari, bravo con le mani, bravo anche nelle uscite tra i piedi, non è un fattore scontato tra i portieri e questo fa la differenza, perché queste sono le caratteristiche che rendono un portiere completo a tutti i livelli. Esce dal campo il presidente del Cotton, Maurizio Giuseppucci. Non sappiamo se allontanato dall'arbitro, potrebbe essere probabile, o seppure ha deciso lui di andarsene per protesta, ovviamente contro la direzione arbitrale. È stato in realtà espulso, mi confermano. Dunque, allontanato Giuseppucci, soltanto Piccheri a dare indicazioni ad un Cotton senza il suo condottiero principale dalla panchina, che è sotto 1-0 al 20° minuto del primo tempo. Lunga la palla con Nolano che recupera e gira subito per Blandino, prova a partire in velocità e a beffare Oliva, che poi sembra recuperarlo e effettivamente è così. L'arbitro fa cenno a Blandino di rialzarsi perché l'intervento di Oliva è stato regolare. Qui intanto altro recupero del Cotton con Blandino che prova ad arrivare in zona tiro, questa volta c'è il fallo commesso da Oliva. Chiede il fallo la panchina del Cotton, e Zamperini dal campo a calmare i suoi compagni, invece stanno fuori dal rettangolo di gioco. Altra situazione interessante ancora una volta per Nolano. Proprio Zamperini che in quel frangente si era riaccentrato, era tornato al centro della difesa, poi bravissimo Blandino, tutto nello stretto, è riuscito a prendere un fallo importantissimo. Qui Nolano può veramente essere pericoloso. La situazione è simile a quella precedente, almeno insomma per quanto riguarda lo schieramento delle due squadre, in particolare del Cotton che schiera sempre due uomini sulla linea di porta. Stavolta Opara però sceglie il primo palo e sceglie anche di piazzare due uomini in barriera. Arriva il fischio del direttore di gara, parte Nolano, non ci arriva Zamperini a staccare di testa, occasione Cotton. Tutti e tre battuti sul palo del portiere, lo vediamo spesso il taglio del centrale di difesa sul secondo palo che va ad attaccare direttamente l'area di rigore. Intanto prova a mettere palla a terra Ugolini, il pallone in qualche modo arriva a Lavagnini, recupera ancora la difesa del Cotton, Zamperini riparte da dietro. Retropassaggio un po' rischioso per la pressione di Ecciuli. Il Cotton comunque se la cava egregiamente, esce palla al piede, Nolano, verticalizzazione a cercare Blandino, palla troppo lunga, lo dice anche mister Ferretti per rassicurare i suoi. La partita è un po' spezzettata, a parte questi falli che hanno un po' rotto, diciamo così, l'equilibrio dei primissimi minuti, però bene o male il Cotton è in partita, si vede, è grintoso, attacca nella metà campo avversaria, la Roma ci prova, ora prova a palleggiare, a te. Ed eccola infatti un'altra azione per la Roma con Fatati che prova a rubar palla all'avversario e Ciubi può andare al cross deviato. Santarelli e poi arriva la spazzata fuori dall'area di rigore, insiste la Roma, Oliva apre sulla sinistra, cerca ancora Ecciubi, prima di Tucci ci arriva Santarelli che prova a mettere ordine con Conti, l'apertura sulla destra in due sull'esterno di destra del Cotton che va direttamente al tiro, Alessio Fatati alto sopra la traversa, il tiro del numero 11 del Cotton. Prima Blandino, ora Fatati, le corsie esterne della Roma traballano un po' quando il Cotton riesce a giocare il pallone nella metà campo avversaria, la Roma perde forse qualche pallone di troppo. Ed eccolo infatti un altro pallone perso, questa volta da Ugolini, ancora palleggio in velocità del Cotton, poi spreca tutto Nolano, cerca la conclusione di destra, l'angola troppo e va molto fuori dal bersaglio grosso. Ancora una volta però probabilmente, lo abbiamo visto anche in questa situazione, Cotton rimane prepotentemente padrone del campo. Sicuramente sì, in attesa dicevamo delle sostituzioni, manca probabilmente il colpo finale, a te.
Intanto arriva la conclusione di Macri, la risposta di Santarelli, la palla rimane in campo con Zamperini che riesce addirittura ad evitare il calcio d'angolo, erano in 2-1 del Cotton. Parte Oliva con la rimessa laterale, Macri perde questo pallone, prova a partire Blandino in velocità, chiuso in fallo laterale. Pochi cross da ambo le parti, le squadre preferiscono calciare dalla distanza, difficilmente riescono a far breccia nella difesa avversaria. Vediamo adesso Forcina che viene a prendere proprio il pallone incontro, già il terzo fallo che si prende così. Preziosissimo comunque il lavoro fin qui di Forcina a duello fisico con un po' tutti i difensori della Roma, prende un altro calcio di punizione. Mentre Zamperini chiede un cartellino giallo, Forcina che adesso si rialza, non arriva il giallo, arriva però un altro calcio di punizione e ancora una volta occasione per Nolano. Da qui il numero 24 dovrebbe senza dubbio andare in porta, tre gli uomini schierati da Opara, sempre in due del Cotton a disturbare grosso modo sulla linea di porta. Arriva intanto Fatati sul vertice sinistro dell'area di rigore. Arriva il fischio del direttore di gara, il destro di Nolano impatta la barriera. Pucci per Santarelli, qui sbaglia Fatati, l'impatto del pallone con la testa, rimessa dal fondo. La Roma ha arretrato leggermente il baricentro, un po' più schiacciata, fa fatica ad uscire, l'abbiamo visto prima in occasione del calcio di punizione, non era rimasto nessuno in avanti, mentre prima Exubi era sempre il terminale offensivo. Vorrà comunque difendere il risultato per questi ultimi secondi che mancano alla fine del primo tempo. Intanto Forcina a terra, l'arbitro non fischia, non c'è quindi il calcio di rigore. Nolano prova a girarsi, opposizione e recupero di Ugolini, ancora chiuso. E poi Ugolini che va a sventagliare, cerca il cambio di gioco per Exu, provare già in precedenza, questa volta riesce però un tiro completamente fuori misura. Si riparte intanto da Valerio Pucci, Fatati da destra, non arriva il raddoppio, può arrivare quasi al vertice dell'area, scaricare da Nolano, che spadella, c'è il tiro e il pareggio del Cotton Club, è Blandino a realizzare uno spettacolare gol dell'1-1. Lo dicevamo, gol spettacolare, dopo il baricentro il Cotton è ripartito, palla a terra da Santarelli e nel giro di pochissimi secondi è riuscito a tessere la ragnatela perfetta per arrivare a calciare in porta, poi il colpo è straordinario. Si è forse snaturata un po' troppo in questa fase finale del primo tempo, permettendo al Cotton di fare il Cotton, verticalizzazioni velocissime, poi c'è sempre un uomo libero in area di rigore, questa volta Federico Blandino. Ugolini intanto, non c'è più tempo, il doppio fischio del direttore di gara a sancire la fine del primo tempo, partita belli importanti, altri 25 minuti intanto per dare un risultato finale a questa sfida, parziale è di 1-1, i gol segnati da Ugolini per la Roma e poi il pareggio arrivato sulla finale di primo tempo con Blandino. Campi invertiti ovviamente e altri 25 minuti di gioco, non ci sono stati cambi almeno per il momento né da una parte né dall'altra, si ripartirà con gli stessi 16. Poi però dicevamo e dicevi tu Cristiano in precedenza, mentre la Roma può sfruttare una panchina molto lunga per il Cotton, ci sono pedine importanti che ancora non hanno visto il campo, prima tra tutti Alessandro Barbarella. Sicuramente questo può essere un fattore importante, ti do subito la linea. Sì, per questa azione del Cotton con Fatati che mette la palla al centro, la difesa della Roma spazza, arriva la conclusione di Zamperini, è Fatati che la devia incredibilmente, poi Nolano, la deviazione di Forcina, in due tempi Opara a bloccare. Aggressivo il Cotton sin dall'inizio, per poco Forcina non riusciva a deviare con il tacco.
Cotton, insomma, che ha sempre dimostrato di essere maestro anche nella lettura delle partite. Qui intanto Nolano, subito l'appoggio per Forcina, gran risposta ancora di Manuel Opara. Ripartiamo dal calcio d'angolo per il Cotton Club, pronto Alessio Fatati, va verso il secondo palo, arriva il colpo di testa quando il gioco però è stato già fermato dal direttore di gara per un fallo in attacco. Può ripartire dunque Manuel Opara, andrà lungo potendo approfittare del calcio di punizione da cui riprenderà il gioco. Eccolo Opara, cerca Ecciubi in avanti, palla a Fatati, recupera il Cotton, ma poi altro recupero della Roma con Ecciubi che prova ad arrivare in zona tira, l'appoggio verso Ugolini che prova a girarsi ma è marcato stretto da due giocatori, appoggia indietro Oliva, Macri avanza, Davide Macri prova anche lui ad arrivare in zona tiro, c'è Conti a dirgli di no e poi Nolano che recupera, va da Conti, ancora per Nolano che può prendersi un po' di campo e poi va alla verticalizzazione, cercava Blandino, sbaglia la misura del passaggio, abbraccia la sfera Opara. Dicevamo dell'assenza di Seferi ma anche dell'assenza di un centravanti puro nella Roma, spesso li vediamo lanciare lungo e i palloni vengono persi a causa, diciamo, della dirompenza della fisicità della difesa del Cotton. Qui intanto Lavagnini, poi Macri, Roma che gira da dietro, Cortese, lungo, ancora a cercare Ecciubi, la sponda di prima, è una buona idea, poi tenta la conclusione, Davide Macri, angola troppo lontano dal bersaglio grosso, la conclusione del numero 7 della Roma. Bravo Ecciubi, bravissimo Macri a inserirsi da dietro, anche questi gli inserimenti dei centrocampisti possono essere un'arma importante per la Roma, in mancanza, dicevamo pochi secondi fa, di una prima punta, anche se in questo caso l'occasione nasce proprio da una sponda. Qui altro recupero intanto della Roma, riesce Valerio Pucci con un salvataggio provvidenziale ad evitare che Ecciubi impatti sulla palla, altra verticalizzazione, qui l'abbraccio a Forcina è evidente, calcio di punizione dal limite per il Cotton Club, c'è anche il giallo per l'autore del fallo, Pauliello. Duello molto fisico quello tra Forcina e Pauliello, questa volta a pagarne le spese più grosse è Pauliello e vediamo insomma quali saranno anche le conseguenze per la Roma, ennesimo calcio di punizione dal limite per il Cotton Club, ancora una volta con Nolano pronto alla battuta. Barriera che dovrebbe essere molto densa, 4 giocatori, 2 sulla linea di porta. Quinto minuto del secondo tempo, Roma che sta soffrendo in questa fase iniziale della seconda frazione di gioco, ancora una volta dovrà difendersi da un calcio piazzato che batterà il numero 24 del Cotton. Parte Nolano e la risposta di Opara in due tempi. Si fa trovare ben piazzato il portiere della Roma. Bravissimo Opara, anche in questo caso la vedi all'ultimo, riesce in qualche modo ad arripionarla e a tenerla lì, è un riflesso provvidenziale fondamentale in questo momento della partita. Momento in cui il Cotton continua a fare la partita e continua ad avanzare con Conti per Fatati, ha un po' di campo, allora se lo prende, prova ad arrivare in zona tiro, poi va all'appoggio per Forcina, ancora tutto di prima il Cotton Club, qui pecca un po' troppo di leziosismo Nolano e allora dall'altra parte la Roma con Ecciubi resiste al primo pressing, prova ad arrivare in zona tiro, gran recupero però di Pucci e poi il fallo è di Ecciubi. Ecciubi che comunque è il protagonista fin qui dell'attacco della Roma, un po' pigro. Opara, si riparte da lui che scarica per il capitano Oliva,
verticalizzazione, bucano un po' tutti alla fine, c'è sempre Xubi a recuperare questo pallone, la verticalizzazione di Ugolini, grande idea, ma gran recupero di Zamperini, di testa, prova ad evitare il recupero di Lavagnini che effettivamente commette fallo tra i mugugni della panchina della Roma. Bravissimo Ugolini, questo è quello che deve fare la Roma, non esagerare, non farsi ingolosire dei lanci lunghi. Eccolo però, un lancio lungo, ci arriva Nolano a mettere a terra il pallone, Forcina deve andare al cross, non c'è niente, e allora si riparte con Macri che prova ad evitare la pressione, riesce a non perdere un pallone che poteva essere fatale. Roma allora che continua ad attaccare con Xubi. Palla che non ritorna al numero 24 dopo il triangolo tentato con Macri, poi spazza con estrema fisicità Andrea Cortese la palla, si riparte da una rimessa in zona d'attacco per il Cotton, già battuta direttamente verso Forcina in area di rigore, prova a girarsi, Opara in qualche modo recupera la Roma, ma invece ancora il Cotton che prova a rimetterla in avanti. Roma un po' in affanno in questa fase, con Ferretti che continua ad urlare ai suoi di giocarla e di non buttare palloni. Conti ancora verso Forcina, sempre molto fisico, qui adesso riesce alla sponda fenomenale per Nolano. Bravissimo Forcina anche in questa occasione, ci mette il corpo. Proprio Forcina quest'anno che ha messo in campo sicuramente dei miglioramenti importanti rispetto all'anno scorso, dove la seconda parte della stagione è stata caratterizzata un po' da un appannamento generale. Quest'anno è tornato il Forcina che conosciamo ed è fondamentale nell'economia del Cotton, anche in questa occasione dove Barbarella ancora non è entrato e lui a dare centimetri all'attacco del Cotton. Di fatto il Cotton insomma ha sempre un terminale offensivo lì davanti, Forcina che in qualche modo la palla la recupera, la aggancia sempre, riesce quasi sempre a scaricarla per un compagno. Roma comunque un po' in affanno, vediamo insomma quali saranno le strategie che metterà in campo Ferretti, più che altro insomma è una sofferenza difensiva della Roma che non siamo abituati a vedere. Sicuramente no, perché la Roma è abituata a tenere il pallone, anche il Cotton lo fa molto bene, lo sta facendo meglio quest'oggi sfruttando la fisicità, arriva prima sui contrasti, riesce a vincere quelli decisivi. La Roma dal canto suo però può sicuramente vantare quell'imprevedibilità davanti derivata dal fatto che non c'è un vero punto di riferimento in attacco ed è quindi ancora più imprevedibile. E vediamo allora quali sono le sorprese che ci riserverà questa ultima fase di gara. Poi insomma ricordiamo che eventualmente Piccheri avrà un eventuale altro time out da chiedere. Giuseppucci è stato espulso durante il primo tempo. Opara lungo il recupero ancora del numero 5 del Cotton che la va a mettere e a cercare sempre Forcina. Questa volta non riesce ad arpionare il pallone. Comunque gran prestazione di Valerio Pucci fino a questo momento, rimessa battuta da Oliva che prova subito alla verticalizzazione un po' alla cieca, però altro recupero palla allora del Cotton Club che la può giocare anche con tranquillità, altra palla verso Forcina, ancora il duello fisico con Salvatore Pauliello, viene esteso, Forcina sportivamente lo rialza. Qui intanto qualche innesto, qualche forza fresca per la Roma, entra Valerio Parroni, uno insomma delle colonne di questa squadra che insomma è cresciuto poi insieme alla formazione di Michele Villani. Ancora qualche altra protesta tra l'arbitro, i giocatori, tutto risolto, si ripartirà dalla rimessa dal fondo che andrà a battere Simone Santarelli, lo fa adesso e va a lungo a cercare Blandino, svetta più in alto Oliva, ma in recupero c'è Zamperini, altra verticalizzazione, altro pallone per Forcina, prova stavolta la conclusione fuori dallo specchio della porta, Opara ancora una volta lungo, Conti qui così così il recupero e allora la palla arriva in qualche modo in area di rigore, prova a mettercela Lavagnini, ancora il recupero però di Zamperini, Forcina,
forse un tocco di mano, ma poi Forcina che subisce il fallo, ancora le proteste della panchina della Roma. Ora qui il fallo, ma Roma ancora troppo leziosa in avanti, un po' indecisa lì negli ultimi 20 metri. Cotton che invece verticalizza con più incisività, tocca meno volte il pallone, riesce a dare più ritmo a un'azione reiterata. Più che altro, insomma, è un po' nel basket, c'è un deficit di centimetri tra quelli che sono gli attaccanti della Roma e i difensori del Cotton. Insomma, Zamperini, per nominarne uno, non è esattamente una persona di bassa statura. Qui intanto quindi si potrà ripartire con un altro calcio di punizione che è stato conquistato da Forcina. Arriva la battuta, in qualche modo riesce a respingere la difesa della Roma con Andrea Cortese che si è sacrificato e ha buttato in calcio d'angolo. Bravissimo Cortese a metterci il corpo, si è immolato in un sacrificio d'oro per Opara. Pronto Nolano alla battuta del calcio d'angolo, una serie di inserimenti, la palla però viene spazzata fuori, poi così così il tocco di Lavagnini che prova a verticalizzare senza riuscirci. Santarelli, ancora pallino della gara in mano al Cotton Club, qui però il fallo di Forcina sul capitano della Roma Oliva. Partita insomma che non ci sta risparmiando assolutamente i duelli fisici. Il calcio di punizione questa volta è per la Roma, può respirare la squadra di mister Ferretti, andrà probabilmente con un altro tocco verso l'area di rigore, anche se Macri è sceso a centrocampo. Parroni, il colpo di testa, il fallo poi su Zamperini. Lavagnini, se non sbaglio, che ha provato a indirizzare la palla verso la porta. Fatati, il tocco per Blandino, prova a recuperare Lavagnini. Opara svirgola, ma la palla non esce dal campo, la recupera Lavagnini con un grande stop e poi però il pallone è uscito. Un po' più timide entrambe le squadre, manca non tantissimo alla fine della partita, è chiaro che si pensa anche a non buttar via questo pareggio. Pareggio sì, che insomma farebbe rimanere aperte un po' tutte le possibilità. Qui intanto Pucci allarga per Fatati da destra in due su di lui e allora si torna da Pucci. Empoli centralmente, Forcina scivola da solo e perde questo pallone, riparte la Roma, prova Forcina a recuperare, lo fa con un fallo però il numero 9 ai danni di Lavagnini. E questo è un atteggiamento importante, bravissimo Forcina che si è staccato proprio dalla sua posizione, aveva perso maldestramente il pallone e se n'è accorto subito e si è subito ributtato alla ricerca del pallone, non è riuscito a prenderlo in maniera regolare, ha commesso fallo, ma un fallo, diciamo un calcio di punizione da quella posizione sicuramente un buon compromesso piuttosto che far ripartire la Roma. Comunque insomma a 39 minuti sul cronometro si potrebbe iniziare a pensare anche a quelle che sarebbero le conseguenze di un pareggio. Ricordiamo la Roma è avanti di 3 punti ma ha giocato una partita in più. Qui intanto la battuta del calcio di punizione completamente fuori misura, un tiro stile rugby ed occhio perché la Roma è un po' pigra a ripartire, sbaglia però Fatati la misura della verticalizzazione e allora Lavagnini per Ecciubi prova lo stop, messo a terra, non c'è niente. L'arbitro fa segno al numero 24 di rialzarsi. Pronto Santarelli con la rimessa dal fondo. Recupera ancora la Roma. Oliva. Altra verticalizzazione lunga. È difficile però per Ecciubi recuperare palla dietro la difesa del Cotton. Fatati trova un varco centrale. Empoli la gira sulla sinistra da Blandino, che può provare a metterla dentro. Arriva un altro recupero di Lavagnini, numero 10, che sta recuperando palloni su palloni in questa fase e riesce a servire Ciubi, che la tiene in campo. Poi a duello con Zamperini la perde
ed è stato lui l'ultimo a toccare. Buonissimi questi tagli, Ekchubi l'ha fatto vedere già in diverse occasioni, spesso si muove sui lanci di Oliva, in questo caso buono il passaggio di misura, chiaramente poi Ekchubi ha bisogno anche di qualcuno che si butti perlomeno all'interno dell'area di rigore, se non al limite, per ricevere il passaggio. Sembra comunque che la Roma stia provando ad aumentare il ritmo in questa fase finale di primo tempo con Lavagnini. La conclusione! In qualche modo ci è arrivato Santarelli. Parata, il pallone gli è rimbalzato proprio davanti alla faccia. Smanacciato, l'ha tolta fuori dall'area. Intanto si batte il calcio d'angolo ancora con un'altra conclusione di Davide Macri. Questa volta davanti alla faccia, riesce a respingerla comunque Santarelli. Pucci scarica indietro, centralmente Empoli, poi Fatati, colto in controtempo. Ha perso un po' di lucidità il Cotton, già in qualche occasione ha perso dei palloni che solitamente a centrocampo non perde. Roma che però non sembra affondare con decisione. Ci prova adesso con Ekchubi da sinistra, arriva il raddoppio, lui riesce però a scaricare per Parroni che parte nello stretto, recuperato però Macri, ancora ad alimentare l'azione offensiva della Roma. Parroni, Parroni ancora, preferisce scaricare indietro da Macri, palla per il numero 10, Lavagnini, ancora Macri, poi Lavagnini la perde e la rimessa del Cotton. Spesso la Roma si incarta in queste situazioni, ha possibilità di cambiare gioco e di aprirsi, i centrocampisti tendono un po' tutti a chiudersi e quindi si cercano dei passaggi corti che spesso vengono interrotti. Forse anche una strategia per evitare, insomma, di perdere la palla, è vero sì nella propria tre quarti, ma nella tre quarti d'attacco, ma sappiamo insomma di quanto il Cotton sia veloce nelle ripartenze. Qui intanto la palla è per Parroni che però non riesce a recuperare, allora è Conti che copre la rimessa dal fondo che andrà a battere Simone Santarelli. Intanto ritarda un cambio il mister della Roma Ferretti, si stava scaldando fino a poco fa Pisapia, il vice capitano, uomo d'esperienza della Roma, che però al momento ancora non entra. Qui intanto seguiamo questa azione del Cotton con Fatati da destra, ancora il cross al centro a chiudere Andrea Cortese. Mentre nel Cotton Club si continua a scaldare Barbarella, che ancora non ha visto il campo in questi 43 minuti di gioco già trascorsi. Colpo di testa della Roma a spazzare Lavagnini, per poco non ci arriva Ekchubi. Allora siamo già dall'altra parte, ancora con Fatati, danza col pallone e ancora però un monumentale Andrea Cortese che non si fa beffare. La rimessa laterale abbatte Valerio Pucci, palla centrale, c'è anche Zamperini a supporto di Empoli, Fatati ancora un po' a tutto campo, il numero 11 questa volta scivola, forse è anche un po' stanco il numero 11 del Cotton che attacca e difende sempre a tutto campo. Cortese arriva adesso sul pallone, cerca Ekchubi, buono il controllo e poi il fallo sul numero 24 della Roma, che ancora ha provato ad andare verso la porta con una gran giocata. Intanto attenzione perché per il fallo su Ekchubi è arrivato il rosso per Conti, somma di ammonizione per il numero 23 del Cotton, e potrebbe essere anche questa la svolta della partita. Giusto la decisione, ma un po' troppo distanti. In questa occasione invece si è avvicinato bene Ekchubi a palleggiare, ha ricevuto e è riuscito a fare una giocata straordinaria in mezzo a due avversari. Di fatto insomma il fallo poi di Conti era obbligatorio, sfortuna ha voluto che per il Cotton che il numero 23 fosse già ammonito e adesso andrà fuori dal campo e raggiungerà Giuseppe Pucci che invece è stato già cacciato per proteste durante il primo tempo. Conti che comunque insomma per l'equilibrio che dà alla sua squadra, lo abbiamo visto insomma come sempre autore di tante verticalizzazioni e soprattutto anche per la copertura che dà a centrocampo, potrebbe davvero
essere un'assenza importante in questi ultimi 5 minuti che mancano al triplice fischio dell'arbitro. 3-3. Tanto serve esperienza e serve difendere il risultato probabilmente per il Cotton, tanto che si sta scaldando Alessio Piccheri. Deve arrivare la battuta, arriva lo schema, Macri, il palo e poi sulla ribattuta un salvataggio clamoroso di Forcina, sfortunato. Bellissima azione, importante, studiatissima da calcio piazzato, subito riuscito a sfruttare la superiorità numerica da calcio piazzato. Questi 5 minuti saranno senz'altro infernali per l'agonismo sicuramente che ci metterà la Roma nel provare a strappare un risultato che a questo punto sarebbe incredibile. Abbiamo visto comunque già qualcosa davvero di incredibile, un palo, poi un giocatore tutto libero di concludere ed è Forcina che si è prodigato per salvare la sua porta, si è anche fatto male insomma in questo intervento. Altri 4 minuti grosso modo prima del triplice fischio del direttore di gara, ricordiamo Cotton in inferiorità numerica per l'espulsione di Conti arrivata 2 minuti fa, poi sugli sviluppi del calcio di punizione è arrivata questa clamorosa occasione per la Roma. Roma che potrà ripartire da una rimessa in zona d'attacco, intanto deve uscire Forcina. Dopo il colpo che ha subito non cambia il disegno tattico di Piccheri con Barbarella che entra al posto del numero 9. Oliva va al cross, il recupero di Fatati, prova il Cotton a ripartire in contropiede. Barbarella, buono il pallone per Empoli, verticalizzazione a cercare il numero 7 del Cotton Club che non riesce però ad arrivare sul pallone. E allora si riparte da Cortese, Macri. Roma che avanza con calma però come predica mister Ferretti dalla panchina. Eccola la palla per Macri, ci prova con un colpo di tacco a servire Lavagnini, la chiusura e la rimessa laterale ancora per i padroni di casa che ovviamente premono sull'acceleratore. Macri, Parroni, sbaglia il controllo, poi però riesce a recuperare, evita la ripartenza del Cotton. Cotton che intanto vuole respirare e chiede il time out. Giustamente Pien ha chiamato il time out, vede i suoi leggermente in affanno, l'espulsione ha sicuramente condizionato l'andamento della partita. Cotton che però ha provato comunque subito dopo a verticalizzare in profondità. La distanza più ravvicinata da parte dei ragazzi in maglia bianca, dei reparti dei ragazzi in maglia bianca, sarà sicuramente qualcosa di importante in questi minuti. È necessario a questo punto conservare il risultato piuttosto che evitare di incappare in brutte situazioni. Cotton che comunque si conferma maestro insomma nelle letture della partita in una situazione del genere, quando manca un minuto e mezzo in casa della capolista c'era il time out ancora da chiedere, ed occhio perché comunque insomma il Cotton ha giocatori per poter tentare anche una clamorosa vittoria all'ultimo anche in inferiorità numerica. L'unica sconfitta poi del Cotton oltre a quella dell'andata contro la Roma arrivò 2 giornate dopo, sempre sul campo dell'Empire. Il Cotton si presentò con solo 7 giocatori in campo, addirittura giocò anche il presidente Giuseppucci, ne uscì fuori un 3-2 per la Lazio di Benedetti che però rischiò veramente, nonostante poi insomma fosse andata sul 3-1, subire il gol del pareggio del Cotton. Grosso modo 49 minuti e 30 secondi sul cronometro, tante interruzioni, 2 time out, quindi dovrebbe esserci comunque anche un lauto recupero. Sono 4 i minuti che mancano prima della fine della gara, lo ha indicato adesso il direttore di gara ad entrambe le panchine. Riparte il Cotton con una rimessa in zona d'attacco, Barbarella però fermato per un tocco di mano nel controllo di questo pallone. Sarà fondamentale Barbarella in questi minuti per cercare di alzare la squadra, lo vediamo in posizione di filata, ripiegherà senz'altro ma sarà anche utile per tenere il pallone. Andrea Macri, avanza anche Cortese in questa fase finale del primo tempo, mentre Piccheri non è entrato ma continua a guidare la sua squadra.
in tutti i movimenti dalla panchina. Qui ribattuta la conclusione di Ugolini, buonissima giocata di Cortese, poi però non riesce a servire un compagno in avanti. Ugolini, Macri avanza, prova ad arrivare in zona tiro, resiste alla pressione di due avversari e non subisce fallo. E allora attenzione alla ripartenza del Cotton. Empoli allarga sulla sinistra, intanto recupera la difesa della Roma e recupera il Ciubi, un gran pallone, prova a farselo restituire ma il Cotton ancora va in recupero, scivolata del numero 24, anche questa senza fallo. Rimane però a terra Davide Macri e allora l'arbitro decide di interrompere il gioco. Ha subito fallo Macri, probabilmente l'arbitro non l'ha visto, era a terra, ha giudicato tutto regolare. Fatto sta che il Cotton in un fazzoletto è riuscito a rigirarsi e ripartire velocissimo nonostante l'inferiorità numerica. Quattro giocatori stabilmente nella metà campo avversaria a provare ad occupare i centimetri che li separano da Opara e la rete. Vedremo se la Roma riuscirà a prendere il pallino del gioco in mano. Il Cotton sta interrompendo bene le azioni della Roma e sta facendo quello che deve fare in questi ultimi minuti, ovvero mantenere il risultato. Staremo a vedere, mentre l'arbitro intanto conferma insomma tutti i giocatori in campo, che sta tenendo con il cronometro anche il segno di quanto si è perso in questa fase. Qui intanto non entra ancora Pisapia, che ha aiutato invece il compagno Ciubi ad allacciarsi la scarpa. Gioca con il cronometro ovviamente Santarelli, non può essere altrimenti. 52 i minuti sul cronometro, va Santarelli, rinvio lungo, prova ad arrivarci Barbarella, non ci riesce per poco. E allora Oliva per Ciubi, controllo difficile, il pallone rimane in campo, anzi no, rimessa Cotton. Molto bene ancora il Cotton in questa occasione, capita Zamperini che comanda la linea dei ragazzi in maglia bianca, va sempre in anticipo, riesce addirittura con il petto questa volta ad anticipare Ciubi. La Roma deve provare a fare del possesso la sua arma in questi minuti, può soltanto fare questo, deve essere paziente anche se i minuti e i secondi scorrono. Più che minuti, ormai parliamo di secondi che mancano al triplice fischio del direttore di gara. Eccolo il possesso della Roma, anche se non è facile andare a scardinare un Cotton tutto schierato indietro. Qui è Parroni che perde un brutto pallone. Pucci alla rimessa laterale, Cortese, Parroni messo a terra, si prosegue, anzi no, perché c'è il fallo, l'arbitro non ha concesso il vantaggio e si prende le proteste da una parte e dall'altra. Probabilmente i giocatori della Roma hanno ragione, una svista da parte dell'arbitro che ha interpretato questa come un'azione inutile da parte della Roma, mentre sul versante destro già ci si stava involando verso la porta di Santarelli, anche se in posizione defilata, questo bisogna dirlo. Più che altro perché il Cotton, avendo un giocatore in meno, aveva lasciato un bel buco a centro del campo. Niente da fare, la Roma deve provare a vincerla con un calcio da fermo. Il fischio del direttore di gara, pronto Lavagnini che si lamenta di Blandino. Parte Lavagnini fuori dallo specchio della porta. Potrebbe essere stata l'ultima azione della partita. Si prosegue però, gioca il Cotton. Fatati, Zamperini, Blandino in due sul numero 6 del Cotton, che rimane però in possesso di palla. Poi il duello con Cortese, Blandino prova ad arrivare in calcio d'angolo e il Cotton concluderà la partita in attacco. Calcio d'angolo per i tre volte campioni dell'ultima Lega. Adesso può andare tutto il Cotton in aria, Opara la smanaccia e non c'è più tempo, triplice fischio del direttore di gara.
non vince nessuno, finisce 1-1 la sfida per decretare la prima della classe, dunque saranno le prossime decisive partite a decidere chi sarà la prima in classifica di questa Lega Calcio A8.